Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulle equazioni oggi andremo a vedere la risoluzione di un'equazione di primo grado. Quindi questo è l'ultimo capitolo di quest'unità, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a definire le espressioni letterali, le uguaglianze tra espressioni letterali, la differenza tra identità e equazioni, la terminologia legata alle equazioni e come possiamo classificare le equazioni in base al numero di incognite, in base al loro grado e in base a quante soluzioni ammettono, se ne ammettono. A questo punto vediamo proprio la procedura passo passo per risolvere un'equazione di primo grado, sottintesa chiaramente a un'incognita. Quindi vedremo, soprattutto in classe, risolvere un'equazione a termini interi, risolvere un'equazione a termini frazionari e poi, passo importantissimo, eseguire la verifica della soluzione di un'equazione. La risoluzione di qualsiasi equazione di primo grado si può suddividere in una serie di passi preordinati, a prescindere da quanto sia semplice o complessa la nostra equazione. E i passi sono quelli che vedete qui elencati. Il primo passo, chiaramente, se abbiamo delle espressioni letterali che contengono delle parentesi, siano esse tonde, quadre o graffe, eseguire i conti all'interno di quelle parentesi e eventualmente eliminarle. Nel secondo passo è probabile che ci si ritrovi con dei termini frazionari. Come già facevamo con le espressioni numeriche, è importante eliminare questi elementi frazionari riducendo tutti i termini allo stesso denominatore, quindi facendo il minimo comune denominatore. A questo punto si moltiplica entrambi i membri, quindi la parte a sinistra e la parte a destra rispetto all'uguale, per questo denominatore comune, in modo da trasformare la nostra equazione in un'equazione equivalente ma a termini interi. Applicheremo la legge del trasporto, che quindi di nuovo mi permette, aggiungendo o sottraendo termini, di portare tutti i termini contenenti la variabile da una parte dell'uguale, tutti i termini semplicemente numerici dall'altra parte, sommare i termini simili e quindi a tutti gli effetti ridurre la nostra equazione in forma normale, quindi la forma ax uguale a b. A questo punto la soluzione sarà data dividendo entrambi i membri per il coefficiente della x. Per capire meglio come applicare questi passaggi, vedremo adesso passo passo un esempio non particolarmente difficile, ma che ci permette di vedere proprio ciascuno di questi passaggi. Allora, cominciamo con questa equazione. Tra le cose, vedete, un'equazione a termini frazionari. Un quinto moltiplicato per x meno 2 più un terzo uguale a 4 quindicesimi moltiplicato per x più 3. Il primo passaggio mi dice di eliminare le parentesi. A tutti gli effetti, qui si tratta di applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione e alla sottrazione. Quindi, cosa faccio? Questo coefficiente, un quinto, lo moltiplico per x, lo moltiplico per meno 2, infatti ottengo un quinto x meno 2 quinti. Un terzo lo lascio scritto come era prima. Lo stesso faccio alla destra dell'uguale, 4 quindicesimi, lo moltiplico per x e ottengo 4 quindicesimi x. E lo moltiplico per 3 ottenendo 12 quindicesimi x, attenzione, 12 quindicesimi e basta, scusate. Attenzione, qui alcuni di voi diranno: ah, ma qui questa frazione si può semplificare. È vero, tuttavia, nel prossimo passaggio noi dovremo ottenere un denominatore comune, quindi ci conviene lasciarlo in questa forma. Il secondo passaggio prevede che si riduca tutti i termini allo stesso denominatore. Quali sono i denominatori che abbiamo per ora? Abbiamo 5, 3 e 15. Chiaramente ho scelto un caso semplice. Il minimo comune denominatore è 15, quindi da questa parte dell'uguale non devo fare nessuna trasformazione. Di qua devo trasformare queste frazioni in quinti o in terzi, in quindicesimi. Quindi, per esempio, qui devo moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per 3, quindi ottengo 3x
quindicesimi. Qui devo di nuovo moltiplicare sia numeratore che denominatore per 3, ottengo meno 6 quindicesimi. E infine questo devo moltiplicare il numeratore e il denominatore per 5, ottengo più 5 quindicesimi. Notare come poi ho scritto le mie frazioni con un'unica grande linea di frazione, stando ben attento a conservare i segni. Quindi questo è positivo, questo è negativo, questo è positivo ed entrambi questi termini sono positivi. A questo punto applico quello che viene chiamato il secondo principio di equivalenza, cioè quello che mi dice che un'equazione si può trasformare in essa ad essa equivalente moltiplicando ambo i membri per uno stesso numero chiaramente diverso da zero. In questo caso lo moltiplicherò per questo denominatore 15. Quindi questa frazione in quindicesimi moltiplicata per 15 si trasforma in un'espressione a termini interi, 3x meno 6 più 5. Lo stesso succederà a z uguale, dove 4x più 12 quindicesimi moltiplicato per 15 diventa 4x più 12. E come vedete, questa è già un'equazione molto più facile da maneggiare. A questo punto applico quello che si chiama il primo principio di equivalenza, o più comunemente la legge del trasporto. Ovvero io decido a questo punto che voglio avere tutti i termini con l'incognita, in questo caso la x, da una parte dell'uguale e decido io qual è, per esempio in questo caso, ma non c'è niente di sacro in tutto ciò, lo voglio avere tutte a sinistra, così come voglio tutti a destra i termini che non contengono la x. Quindi vediamo un attimo come procede. Qui ho 3x e voglio lasciare qui. Qui ho meno 6 e più 5 per, come si dice, portare all'altra parte. Aggiungo l'opposto, quindi l'opposto di meno 6 è più 6, l'opposto di più 5 è meno 5. Per trasformare questa equazione in equazione a essa equivalente, devo aggiungere gli stessi numeri da questa parte, quindi fare più 6 meno 5. Da questa parte dell'uguale, invece, il più 12 lo lascio dov'è. Per togliere o trasportare il 4x, sottraggo sia di qua che di qua meno 4x. Quindi, che aspetto avrà a questo punto la mia equazione? Ovvero, quale sarà la nuova equazione equivalente alla precedente? 3x meno 4x uguale a 12, che viene da prima, più 6 meno 5. A questo punto posso sommare i termini simili, cioè o i termini contenenti solo la x o i termini solamente numerici. Qui sommo 3x con meno 4x e mi viene meno x, qui sommo 12 più 6 che fa 18, meno 5 che fa 13, potevo scrivere anche più 13, ma mi va bene anche così. Come potete vedere, finalmente ho ridotto, scusate, la mia equazione in forma normale, ovvero una forma ax uguale a b, dove a è il coefficiente e b il termine noto. In questo caso il coefficiente della x è meno 1. Il termine noto è 13. Il passaggio finale, che ormai già conoscete, sarà di dividere, e di nuovo io sto applicando il secondo principio di equivalenza, chiaramente, entrambi i termini per uno stesso numero, in questo caso il coefficiente della x, che è meno 1. Meno x diviso meno 1, chiaramente mi dà x, 13 diviso meno 1 mi dà meno 13, che è la soluzione della mia equazione. Ora è chiaro che molti di voi saranno stati in grado di risolvere questa equazione in un numero inferiore di passaggi, eseguendo già delle addizioni tra termini simili in passaggi precedenti, ma lo scopo del video di oggi è proprio mostrare passo passo come si può risolvere un'equazione di primo grado ad un'incognita. Lascio a voi l'onere di verificare che questa è effettivamente la soluzione della nostra equazione, quindi andare a sostituire al posto della x il valore meno 13, e in classe vedremo di nuovo come applicare questi passaggi in equazioni di complessità via via crescente. E per oggi è tutto, arrivederci da Mr. Boscherini.